Edizione 2023 del Premio Marciano, tanti nomi importanti dello sport italiano e abruzzese presenti a Ripa Teatina. In grande stile la premiazione fortemente voluta dal sindaco Luciani e dal coordinatore Palladinetti. Tra i premiati il tecnico del Pescara Zeman, Ariedo Braida e la stella della pallavolo italiana Manu Benelli. Ennesima edizione con tanti nomi prestigiosi. Sì, questo grazie ai tanti giornalisti che ci danno una mano a organizzare questo premio, oramai da 19 anni, e in quest'anno, devo dire la verità, abbiamo veramente un po' il gota degli sportivi abruzzesi, sia nostri, quelli più vicini, ma anche quelli che si sono distinti un po' anche in Italia, in Italia e nel mondo, se parliamo del premio ad Ariedo Braida che ci onora questa sera della sua presenza, insomma sconfiniamo un po' anche con quello che è il premio Rocky Marciano. Le chiedo una cosa perché state abituando molto bene i cittadini di Ripa, ma io direi gli amanti dello sport abruzzese, il premio Marciano andrà avanti sempre con nomi di prestigio. Assolutamente sì, oggi noi siamo felicissimi perché Enrico, tu che sei uno sportivo del ciclismo, sai benissimo che Cicconi ha vinto la maglia Pua, come si chiama? Maglia Apua del Tour de France, quindi l'avremo sicuramente tra noi perché Ciccone è quello sportivo che ci rappresenta, è stato anche premiato al nostro festival, il nostro premio Marciano. Però voglio dire, lo sport abruzzese è sempre molto molto presente anche a livelli internazionali. Coordinatore del premio Marciano, oramai un'istituzione, Gianluca Palladinetti, per l'ennesima edizione con dei nomi di grande prestigio che hanno dato lustro allo sport italiano. Sì, anche quest'anno il nostro premio dimostra tutta la sua forza e la sua unicità. Noi anche quest'anno ci apprendiamo al parterre molto importante con dei premiati illustri che hanno fatto la storia dello sport, anche non solo praticato ma anche dirigenziale. Abbiamo Ariedo Braida, abbiamo l'allenatore Zeman, abbiamo Manu Benelli e abbiamo anche sportivi recenti che hanno fatto e stanno facendo la storia dello sport come Pippo Ricci. Direttore Braida, premio Marciano, premio importantissimo, sensazioni? Ma guarda, io ne ho sentito parlare in televisione di un grande campione, e un campione anche di umiltà, un insegnamento che secondo me abbiamo tutti noi dovuto ricevere da questo grandissimo campione. Che cosa ha insegnato? Ha insegnato che nella vita ha emigrato per poter dimostrare di così, che si può raggiungere degli obiettivi anche lontano da casa, e quindi è andato negli Stati Uniti molti molti anni fa, e quindi che cosa è successo, che ha avuto veramente, è stato un simbolo del pugilato e un campione veramente straordinario, ma soprattutto a mio avviso un campione di umiltà. Lei ha fatto calcio ad altissimi livelli, come sta il calcio in questo momento? Ma il calcio in questo momento in Italia, diciamo che le tre squadre che sono andate in finale nelle varie coppe ha dimostrato che non è un calcio di secondo piano. Poi è chiaro, tre sconfitte non è il massimo, ma comunque vuol dire che siamo lì a competere, anche se i giocatori più importanti a volte più bravi se ne vanno a giocare in altri paesi, e da noi arrivano, diciamo, delle promesse che qui bisognerebbe cambiare il registro, ma con gli inglesi che dominano per ragioni economiche, hanno le risorse per fare quello che diciamo noi non possiamo fare, allora bisogna adoperare la fantasia, bisogna adoperare il talento, bisogna andare a scoprire. Il Napoli ha scoperto questo giocatore sconosciuto. Io penso che
bisogna saper vedere, bisogna andare in giro per il mondo a cercare i campioni. Non è che ce ne saranno tanti sicuramente, però ce ne sono. Lo ha dimostrato il Napoli prendendo questo ragazzo che è veramente un ragazzo straordinario, un talento. Le chiedo un'ultima cosa, sul palco con lei questa sera tra i premiati c'è Zeman, talento, tanti anni, sulla bocca di tutti. Zeman, secondo lei? È un maestro, ha la sua filosofia, lui ha il suo credo e lo porta avanti, da sempre, sempre lo farà, comunque è un uomo di calcio che sa fare il calcio. Premio Marciano, premio prestigiosissimo, Zeman, una sua impressione? Vabbè, nome importante, uno dei più grandi del box, non solo italiano, anche mondiale. Sono contento. Poco fa ai nostri microfoni Braida ha detto Zeman, un maestro. Lo ringrazio. Come erano le squadre di Braida? Lui era ai tempi del Milan importante, hanno vinto tutto in quel periodo. Come sta Zeman? Pronto per questa nuova avventura con il Pescara? È pronto. Se ci sono vuol dire che mi sento pronto, poi bisogna vedere cosa ne esce dal lavoro. Tanti tifosi, tanti signori, qui appena arrivato le hanno urlato vogliamo la Serie B. E chi non la vuole? Solo che non siamo soli, ci sono 20 squadre che lotteranno. Chiedo un'ultima cosa, è passata la rabbia per quei calci di rigore contro il Foggia o cancellati subito? No, penso che non mi passerà mai, però sono partite di calcio, purtroppo quella più importante non l'abbiamo fatta al meglio e ci siamo ammazzati. Manu Benelli ha fatto la storia della nostra pallavolo, oggi un riconoscimento molto importante in un premio che porta un nome altrettanto importante, Rocky Marciano. Assolutamente sì, sono davvero molto onorata di questo premio, di essere qui stasera, perché come ho detto prima, quando ti danno un premio alla carriera vuol dire che hai lasciato qualcosa. Che hai lasciato tanto. Grazie, però è sempre bello insomma ricevere questi premi sicuramente, è davvero un onore per me. Come sta la pallavolo italiana? Io direi molto bene, siamo sicuramente molto bene, c'è un vivaio molto importante, un movimento in crescita, no? Direi che la pallavolo italiana sta bene. Lo sportivo dell'anno è Pippo Ricci. Premio meritatissimo, siamo orgogliosi di averti qui, ti abbiamo anche un pochettino rubato a un impegno di famiglia. Io ti dico grazie per essere venuto, per aver accettato questo premio. Lui è l'esempio vero dell'Abruzzo, di un ragazzo che con impegno, passione e determinazione riesce a ottenere veramente traguardi importantissimi. Sei il nostro orgoglio. Grazie. Allora, sindaco, può lasciare questo, Pippo Ricci. Perfetto, grazie al sindaco. Te lo lascio. Me lo lasci? Grazie. Pippo, intanto il saluto tuo. Grazie, arriva. Grazie mille, è veramente emozionante. Scusate le spalle di qua. Tutte parole belle, incredibili. Mi hanno colpito due parole, tre lustri. Tre lustri sono 15 anni sì. di lavoro, di sacrifici, di non accontentarsi mai. E quindi, insomma, questi tre scudetti, le Olimpiadi, la nazionale, non sono state un caso, nel senso che sono arrivate dopo tanto lavoro, tanto sudore veramente. Vedo questi due ragazzi che splendono, Alessandro e Lucio, veramente gli auguro di arrivare lontanissimo. Io ho fatto un po' il percorso opposto, sono partito da niente, insomma, però tutto si ottiene col sacrificio e con la voglia di non accontentarsi mai, quindi volevo solo mandare un messaggio a loro due, non accontentatevi mai, continuate a lavorare, insomma, nello sport così come nella vita, quindi sono contento di essere qui, ecco, grazie. Ecco, hai detto una cosa importante, hai detto Pippo, vorrei ci svelassi un segreto. Sono partito dal nulla, hai detto. Quando hai capito che da grande saresti diventato Pippo Ricci? L'ho capito tardi perché sono andato via di casa a 16 anni senza niente in tasca, perché comunque non ero né il più forte, né il più bello e né il più atletico. Poi ho fatto 3 anni alla Stella Azzurra difficili, però anche lì non avevo il destino segnato. Ho cominciato dalla Serie C2, ho fatto la B1, la B2, la B1, la 2. Poi forse l'anno in cui ho fatto una 1 da protagonista ho detto posso spingermi ancora un po'.
E sono contento perché nella mia vita non mi sono mai posto obiettivi grandi, però ho sempre fatto tutto a piccoli passi. Ho scalato una scalinata che, se la guardo adesso, veramente è alta, però facendo sempre un passo alla volta, con l'umiltà giusta e con la voglia di rimanere sempre il Pippo Ricci che a 16 anni è andato via di casa. Io quindi, qui insomma, leggo Abruzzo tante volte nella motivazione. Il presidente Di Girolamo, premiato come dirigente dell'anno poco fa, ha detto una cosa con orgoglio, presidente: dei 12 della nazionale, 2 sono abruzzesi. Sì, questo vuol dire tantissimo. Insomma, siamo veramente felici, io e Simone, di insomma, rappresentare una regione che forse è troppo sottovalutata. Non è che lo vuoi raggiungere dall'altra parte dell'oceano, no? No, oramai no. Io, la mia NBA è Milano, sono questi scudetti, io sono felice dell'Eurolega, che comunque, se ci penso, 3 lustri fa per me era impensabile, quindi sono felice di dove sono arrivato. Però ecco, anche nell'intervista ho detto si continua a lavorare. Il dirigente dell'anno è il presidente della FIP Abruzzo, Francesco Di Girolamo. In un premio così importante come quello, come il premio Marciano, credo che per lei sia una grande soddisfazione. Certamente sì, non mi aspettavo questo riconoscimento, spero di meritarlo, è un grande onore per me riceverlo, perché è intitolato un grande campione, un imbattuto campione che della nostra terra, per cui sono molto soddisfatto, è una grande soddisfazione. Come sta il basket abruzzese? Ha perso la Serie A, ma... Il basket abruzzese quest'anno ha sofferto, è stato il primo anno in cui non abbiamo festeggiato nulla, purtroppo, quindi dobbiamo ripartire. Proveremo con Chiedi e Roseto, che si stanno attrezzando in maniera tale da poter fare un ottimo campionato di B, che chiaramente quest'anno è diventato molto più importante perché si sono ridotte di tanto le squadre. Sarà un campionato, spero, di vertice per tutte e due. E dobbiamo lavorare per ritornare in Serie A, ecco, anche a livello femminile. Fortunatamente Roseto è riuscita a ricomprare di nuovo un titolo, per cui disputerà ancora la Serie A, sarà l'unica nostra Serie A. Per il resto ci dovremo accontentare di diverse squadre nel campionato di B interregionale. E la nostra soddisfazione è quella comunque che a livello giovanile continuiamo a lavorare e a mantenere solido la nostra base di atleti. Pineto, squadra Pineto, squadra rivelazione, Nicolas Di Filippo. Pineto, squadra premiata in questo prestigioso premio Marciano. Siete pronti per questa Serie C? Sì, siamo pronti. È stato un progetto che è partito già da diversi anni. Fortunatamente l'anno scorso abbiamo avuto questo epilogo vincente e quindi ci siamo guadagnati la Serie C sul campo e siamo pronti a dare battaglia fino dalle prime partite. Stiamo lavorando. C'è Zeman, se dovesse essere allo stesso girone vostro? Ci prepareremo anche per affrontare il mister, lo conosciamo bene come tutta l'Italia, quindi non vediamo l'ora di iniziare questo storico traguardo del Pineto Calcio. Con quali obiettivi, Nicolas? L'obiettivo è quello di sorprendere, noi ci stiamo preparando a quello, quindi vogliamo essere una squadra rivelazione, quindi sappiamo che dobbiamo dare il 120% perché siamo in una categoria più alta. Però ce la metteremo tutta, fin dal primo minuto all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato. Ti dico un'ultima cosa, perché con un direttore come Marcello Di Giuseppe, un presidente come Silvio Brocco, quindi società solida, giocatori come Ingrosso o Gambale, non vi potete nascondere. No, non ci nascondiamo, infatti noi, il nostro presidente fa sempre le cose in un certo modo, quindi ha preso il direttore che è comunque una garanzia tecnica, il mister che conosce benissimo tutti i giocatori che va ad allenare. Sta a noi prepararci al meglio sul campo e sorprendere tutti. Siamo arrivati alla fine di questo festival e mi corre l'obbligo di ringraziare un po' tutta la macchina organizzativa, il creatore del video che è Danilo Masci, che come sempre è disponibile, le foto Salvatore Davide. Ha un display che anche questa sera ci ha regalato un impianto acustico perfetto, e Gianluca Palladinetti, il solito coordinatore sempre attivo e sempre pronto a organizzare tutta l'organizzazione del festival. Gli amici che ogni anno tornano a Ripa, Gerardo De Vivo, l'amico di sempre, Dario Ricci è ormai è stato super nominato, Giovanni Di Giorgio, che anche lui è tornato da diversi anni, e grazie veramente a tutti per la serata e per essere rimasti fino alla fine.